Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti alla puntata, alla lezione numero 6 dello speciale di San Valentino, dello speciale dell'oroscopo di coppia, dedicato alle compatibilità delle Venere, alla compatibilità delle Venere. Benvenuti alla puntata numero 6 che è dedicata alla Venere nel segno della Vergine. Allora, per gli approfondimenti, no, della Venere in Vergine nel tema natale, trovate sia su www.starsandthecity.net l'articolo scritto dedicato e poi, se preferite guardare video, sul canale di YouTube ci sono due video dedicati alla Venere nei segni e ai bisogni di, diciamo, di queste Venere. Quindi se magari volete capire meglio i vostri bisogni, perché poi l'astrologia offre un ottimo strumento per guardarsi dentro, o i bisogni del partner per capire cose che a volte non ci sono chiare, i video dedicati alla Vergine e alla Venere in Vergine e all'articolo sulla Venere possono risultare molto comodi. Ma veniamo a noi per capire con chi è compatibile questa Venere mercuriale, perché qui abbiamo il pianeta dell'amore che entra nella sfera di Mercurio, il regno di Mercurio. Quindi la ragione e l'amore si fondono in un regno di terra. Quindi questa è una Venere che ha bisogno di capire, ha bisogno di punti fissi, di certezze, di mettere un'etichetta e di sapere con chi ha a che fare, con dove non andare, ha bisogno anche di indicazioni, quindi fondamentalmente ha bisogno di chiarezza. E allora con chi si esprime al meglio? Come per tutti i segni, si esprime bene con le Veneri in Toro e in Capricorno, quindi del suo stesso elemento, perché hanno stesse esigenze di stabilità, di durata, di concretezza, di presenza, ma ancor meglio in questo caso si sposa con le Veneri d'acqua, quella in Scorpione, quella in Cancro. E poi c'è l'eccezione fatta per la Venere in opposizione, che invece è la Venere in Pesci, che può far perdere un po' la bussola, no? Un po' il bandolo della matassa. Alla Venere in Vergine gli possono essere dolori, ma adesso entreremo nello specifico, come ho fatto per tutte le altre Venere, perché le opposizioni a cui ho dedicato un video veloce, breve, che trovate qui sul canale e anche su Instagram, nel quale spiego la differenza fra affinità, che è un po' un andare d'accordo, e l'attrazione, quella che poi un po' la calamita, no? Avete presente quando ci prende quella cosa, quel trasporto fortissimo che sembra che non se ne possa fare a meno? Quella di solito è proprio l'attrazione, e dipende, solitamente sorge, nasce quando si va a guardare i temi natali dalle opposizioni. L'opposizione è una calamita perché troviamo nell'altro quello che manca a noi, e quindi però si possono avere due reazioni che non sono simultanee, ma che possono avvicendarsi. Una è di attrazione, proprio di compenetrazione, perché si ha bisogno dell'altro, e poi c'è un grande respingimento, quindi amore, odio. E questo, ragazzi, è quello che succede tra una Venere in Vergine e una Venere in Pesci, o anche altri valori in Pesci, perché comunque la Venere indica anche il modo di vivere l'amore. E se la Venere in Vergine ha bisogno di etichette, di capire, di sapere come muoversi, ha bisogno di punti fermi, quindi ha bisogno di sapere dove trovare quella persona, a che ora sentirsi, comunque una sorta di un'agenda, un calendario, una sorta di continuità, no? Un vademecum nel quale districarsi, perché ha bisogno di questo. Voi immaginatevi lo scompiglio, lo sconquasso interiore quando la Venere in Vergine incontra una Venere in Pesci, per esempio, che vive l'amore veramente attraverso mille sfaccettature, poche certezze, a volte poche abitudini, molte assenze, perché comunque una Venere in Pesci è legata a Nettuno, quindi innanzitutto è legata simbologicamente agli oceani, cioè proprio a masse d'acqua oceaniche, quindi non sai mai se viaggia sul pelo dell'acqua o se è scesa a profondità, non lo so, irraggiungibili, dove è tutto nero e non si vede, cioè non è controllabile.
Quindi alla lunga voi capite che c'è molta attrazione, ma ci sono delle polarità che sono molto sfidanti. Questa è un'altra di quelle polarità che potrebbe essere logorante. Poi, se nel tema natale la Venere in Vergine ha, per esempio, dei valori in acqua, quindi riesce ad essere flessibile, riesce ad essere empatica, intuitiva, quindi riesce a cogliere le sfumature, a prevedere le sfumature della Venere in Pesci, e se la Venere in Pesci è gestita da un soggetto o da una soggetta che nel tema natale ha dei valori magari in segno di terra, quindi si argina, si autoregola, no? Quando esagera, quando scompare per 15 giorni, li fa diventare 1,5, 3, perché si rende conto che anche se vorrebbe, o magari avvisa, o comunque sa che non è tanto corretto per l'altra persona se l'altra persona sta soffrendo, poi se trova quello che va bene così, non è nessun problema, no? Però nella coppia l'importante è cercare di trovare un equilibrio tra quella che è una sorta di libertà personale per esprimersi al meglio e una sorta di equilibrio, no? Di punto di incontro per non far del male al partner. E quindi dipende poi dal tema natale. Quindi è un po' logorante, potrebbe essere un po' logorante, ma il tema natale fa tanto la differenza. Se invece poi la Venere in Pesci ha tutto un tema d'acqua e la Venere in Vergine ha magari aria, terra, fuoco, quindi è poco elastica, poco empatica, ha proprio bisogno di essere avvisata qualora, no? E invece l'altra scompare e basta. Allora, insomma, lì il tema natale può fare una grandissima differenza. Se ci sono temi natali compatibilissimi, può essere un ottimo motivo di collante, perché comunque si compenetrano. Ricordate che l'acqua irrora, ammorbidisce la terra, quindi il potenziale c'è, è alto, tra l'altro non si annoierebbero mai perché fungono da calamite, ma il resto del tema natale fa la differenza. Con la Venere in Toro, come vi dicevo, e con la Venere in Capricorno, magari ecco, potrebbero scadere nella monotonia. Però, perché sapete, insomma, i segni di terra, a meno che nel resto del tema natale non ci siano aria e fuoco, come se non ci fosse un domani, insomma, il modo di vivere l'amore è pragmatico, la routine, si pensa prima alle cose serie, insomma, dopo un po' potrebbero dimenticare, come dire, la passione, potrebbero dimenticare le sorprese, gli imprevisti, soprattutto se parliamo di Venere in Vergine e Venere in Capricorno. Queste sono veramente delle macchine da guerra che poi pensano molto al lavoro e alle cose pratiche, mettendo un po' in sacrificio l'emotività, la spensieratezza, la creatività, ok? Però sulla durata, guardate, a meno che non ci siano poi delle stranissime, no? E singolari opposizioni di Saturno, alle rispettive Veneri o i luminari, insomma, per la durata niente da dire. Forse ancora meglio, così per la qualità della vita, la Venere in Toro e la Venere in Vergine, perché la Venere in Toro quantomeno tende, no? Alla goduria, al piacere, all'ozio. Si gode la vita notevolmente di più rispetto alla Venere in Vergine, quindi magari la trascina, no? In un momento, in periodiche escursioni, che ne so, in periodiche vacanze o comunque in periodici momenti di relax. Altrimenti la Venere in Vergine tende ad avere un senso del dovere e del sacrificio molto molto alto. Venere in Scorpione, ottima, Venere in Cancro, ottima. Qui abbiamo l'elemento acqua che compenetra la Venere in Vergine, quindi l'ammorbidisce, la rende elastica, gli tocca le corde emotive, la coinvolge, quindi alza anche un po' il tasso del coinvolgimento, della passione, del trasporto, no? Dell'emozione. Senza magari sfidarla esageratamente come potrebbe fare una Venere in Pesce che poi evapora, scompare e se è presente è assente psicologicamente, quindi la Venere in Vergine va su tutte le furie. Una Venere in Scorpione è strategica, un po' la provoca, quindi la fa uscire dalla monotonia perché bisogna andare a guardare quello che sta a combinare la Venere in Scorpione se si è ricacciata in qualche guaio, però poi la Venere in Vergine tende a perdonare e a riaccogliere dopo qualche critica e battuta tagliente, no? E pungente, tende a riaccogliere la Venere in Scorpione perché comunque stanno bene insieme, ok? Perché le dà quella vivacità,
anche nella preoccupazione, anche nella sfida, che nell'intrigo, nel voler capire, ecco, la sfida nel voler capire perché ha fatto questo, perché sta combinando questo casino, la sfida, e quindi si tengono su. La Venere in Cancro con la Venere in Vergine fa famiglia, hanno bisogno della zona di comfort, hanno bisogno della tradizione, quindi hanno dell'empatia, dei ricordi, dei punti di riferimento, quindi anche delle tradizioni, quindi vanno bene, c'è continuità, e spesso, insomma, solitamente la Venere in Cancro magari lavora meno, la Venere in Vergine porta la pagnotta a casa, però poi l'obiettivo è comune, insomma, che sono tirato fuori questo cliché, no, anni 60, è un po' per rendere l'idea del, come dire, del, di ciò che cercano, no, degli equilibri che tendono a creare, quindi sono comunque molto molto buone. Le Veneri che mettono, oltre alla Venere in Pesci che insomma vince, le Veneri che logorano, stressano la povera Venere in Vergine sono la Venere in Gemelli, perché anche se è mercuriale è d'aria, quindi è doppia, e una Venere che vive l'amore volendo capire. Come fa a capire una Venere che non si è capita lei per prima? Perché insomma il Gemelli, dottor, la Venere in Gemelli, quindi il modo di vivere l'amore, un po' come dottor Jekyll e Mr. Hyde, che lo stesso Gemelli, la stessa Venere in Gemelli a volte non sa gestire, perché a volte si rifiuta di vedere il lato in luce della Venere in Gemelli, rifiuta di vedere il lato in ombra distruttivo, che è molto in ombra. I Gemelli hanno proprio una separazione interna, no? Quindi c'è il lavoro che dovrebbero fare di armonizzazione di queste due forze, perché tutti hanno un lato in ombra. La prima cosa da fare è ammetterlo, riconoscerlo e guardarlo, altrimenti ti governa. Quindi questa povera Venere in Vergine come fa a gestire? Cioè, se ne prende uno e se ne trova due, voi capite? Insomma, quella è impegnata, c'è un sacco di cose da fare, alla realtà zeppa di impegni, di routine. Insomma, se nel tema natale non c'è tanta roba insieme, queste sono due Venere che si stressano. Si stressano perché poi la portano sullo scontro dialettico, e quindi. Un'altra Venere che stressa tanto, la Venere in Vergine, è la Venere in Sagittario. La Venere in Sagittario innanzitutto è di fuoco. Voi ricordatevi che al di là del segno, no? Dell'aspetto di quadratura, tanto fa l'elemento. Terra e fuoco, proprio si crea una sorta di scontro di arroganze, danno veramente il peggio di sé, anche all'interno di un tema natale, quindi figuriamoci fra due persone che sono due mondi separati, no? Perché insomma uno con se stesso prima o poi deve fare pace, se si vuole semplificare la vita. Pianeti, elementi in Toro, elementi di fuoco, mi sembrano proprio tra gli incontri più sfidanti e meno producenti, ovviamente pieno di coppie che hanno questi aspetti, perché la vita, il rapporto di coppia è uno specchio, è una scuola evolutiva di altissimo livello, quindi il partner ci fa da specchio, e soprattutto bisogna nella nostra macchina biologica, nella nostra personalità, quello che dobbiamo fare è ammettere i nostri difetti, quindi essere compassionevoli verso l'altro e cercare di integrare, no? Cioè l'elasticità è proprio sintomo, tra l'altro, di sopravvivenza, perché tutte le specie che si rinnovano, visto che la vita è cambiamento, sono quelle che sopravvivono di più. Chi è rigido, chiuso, insomma, solitamente si sgretola, no? Come il colosso di Rodi. Quindi, tornando a bomba, abbiamo una Venere in Vergine di terra, metodica, insomma precisa, pignoletta e soprattutto cerebrale, che vuole capire, con una Venere che è di fuoco, quindi questa svolazza, cerca un alimento per sentirsi viva, che è l'aria, e la Venere in Vergine non glielo sa offrire, a meno che nel suo tema natale non abbia tanti pianeti in segno d'aria o di fuoco che la aiutino. Ok? Allora in quel caso la Venere in Sagittario trova una bella espressione di sé, no? Cioè trova motivi per restare, perché altrimenti il problema della Venere in Sagittario è che prende il largo, perché è scalpitante,
È un amazzone, uomo o donna che sia, è un centauro, è votata alla conquista. Quindi adesso ho conosciuto questa, però poi là potrebbe esserci qualcosa che non conosce e soprattutto a volte parte a razzo perché è una grande potenza, come dire, nelle gambe, nella capacità di moto. E a volte, intanto è partita per quest'impeto, ma questo somiglia molto al segno dell'Ariete, intanto è partita. Poi pensa perché è partita. È stato un istinto quello che l'ha portata lontano. E ricordatevi che la Venere in Vergine vuole capire perché, perché è mercuriale. La Venere in Sagittario è l'esilio di Mercurio, non lo sa bene neanche lei. Ha sentito questo fuoco che si è animato, quindi se non c'è un grande dominio di se stessi, la Venere in Sagittario per le relazioni stabili, stanziali, può essere un tantino, come dire, sabotante, come mi ha detto, mi ha scritto una persona ultimamente. Quindi voi capite che quella vuole capire, quella intanto è partita, ma non l'ha capito neanche lei. Insomma, intanto lo ha fatto perché sentiva il bisogno di esplorare. Può essere molto logorante, può essere molto logorante e solitamente è logorante per chi resta, cioè per la Venere nel segno di terra. Per lei è logorante perché non hanno quell'elasticità e hanno un senso della resistenza e della permanenza, per cui di solito quell'altra è tornata e ce la ritrova. Ricordatevi che chi ha bisogno di routine poi ha questo punto debole. Quindi, che dire, se il tema natale lo consente, avventuratevi in questa storia. Cioè, nel senso, no, se ci sono controparti che fanno, che stabilizzano quantomeno la Venere in Sagittario e che rendono flessibili. E insomma, un po' più leggere i possessori di Venere in Vergine, altrimenti rischia di essere logorante se deve iniziare adesso, anche perché con i transiti che ci sono, no? Ok, è sempre meglio tutelarsi. Le Veneri neutre, invece, per la Venere in Vergine, ovviamente sono le Veneri prima e dopo, precedenti e successive, quindi la Venere in Leone, perché come abbiamo detto, il fuoco ha bisogno di aria per alimentarsi, la Venere in Vergine ha bisogno di stabilità, no? E di terra, quindi abbiamo detto che fuoco e terra vivono un modo, proprio hanno un modo di vivere l'amore completamente diverso. Una ha bisogno di routine, una ha bisogno di passioni, però siccome sono due Veneri attigue, solitamente, siccome la Venere non si discosta mai di due o tre segni dal Sole, è probabile che siano appartenenti a chi ha anche un sole, se non congiunto, comunque sestilio, cioè siamo sempre nell'area dei pianeti veloci di fine estate, no? Quindi possono avere molte congiunzioni che poi fanno da collante, quindi insomma non è un'affinità particolare. Stessa cosa in bilancia, la bilancia è aria, la vergine è un po' più frugale, poi di terra la bilancia ha un po' le cose eleganti, le situazioni eleganti, gli ambienti eleganti, una lavora, l'altra magari spende. Si potrebbero creare delle situazioni non solo di non compatibilità, ma anche di opportunismo, quindi che poi verrà rinfacciato. Quindi anche in questo caso, però, siccome probabilmente appartengono a segni attigui, si possono contestualizzare, dipende, in questo caso dipende veramente molto dal tema natale. Con la Venere in Ariete, ragazzi, che vi devo dire? È un quinconce, anche in questo caso. Non sono simili, hanno un modo di. La Venere in Ariete sicuramente dirà la Venere in Vergine che è un modo di vivere l'amore noioso, mortificante, perché ovviamente immaginate, l'Ariete è coraggioso, non si pone limiti, pensa di poter conquistare il mondo. La Venere in Ariete vive l'amore così, come una sfida, con coraggio, con ardore, una apripista, ragazzi, questa è un amazzone, una apripista. La Venere in Vergine magari si preoccupa del giudizio degli altri, ci pensa 50 volte a fare una cosa che la Venere in Ariete nel frattempo è andata, ha fatto un casino ed è tornata. Quindi non sono tecniche, è un quinconce che viene definito neutro da molti autori, però a meno che il tema natale insomma non offra varie valvole di sfogo, insomma, e c'è il modo di vivere, c'è un modo di vivere i sentimenti e l'amore che non è particolarmente compatibile. Poi per la Venere in Vergine dimenticavo, aspetto neutro ma non particolarmente
esaltante Venere in acquario, Venere in Vergine. La Venere in acquario rivoluziona, provoca, la Venere in Vergine ha bisogno di routine, però è molto critica. Potrebbero trovare un punto di incontro nella dialettica, no? Perché la Venere in acquario parte baldanzosa perché è convinta di poter rivoluzionare il mondo e ci trova un maestro ferratissimo in polemiche, e quindi lì potrebbero, no? Fomentarsi in qualche modo su un piano, come dire, dialettico di scontro, che però poi dell'amore fa perdere un po' le tracce, no? Perché poi diventa più qualcosa di cerebrale. Però se il tema natale lo consente, se la Venere in acquario ha tanti pianeti, in Capricorno, in Pesci, chi può dirlo? Ovviamente ci sono dei collanti. Se avete questi aspetti particolari, tra voi e il partner, scrivetemelo nei commenti. Spero di essere stata utile con tutte queste, con le interpretazioni della Venere in Vergine, e spero che i prossimi transiti dei pianeti in Toro vi portino tutta la stabilità e tutto l'amore, probabilmente attraverso qualche cambiamento che meritate. Un grande bacio e ci vediamo alla Venere in Bilancia.